In primo piano, agromafie, Rimini, prima provincia in regione per presenza della criminalità. In Emilia-Romagna conferma Coldiretti, il grado di penetrazione malavitoso è più evidente nelle zone romagnole. In cronaca, calendari e gadget, contraffatti, maxi sequestro della Guardia di Finanza di Torino, il blitz scattato in tutta Italia, nei guai anche un'azienda del riminese, accertato un'evasione dell'IVA per oltre 240.000 euro. Fiumi e torrenti in piena, la protezione civile dell'Emilia-Romagna sorveglia i corsi che si sono ingrossati con le piogge della scorsa notte, nel riminese preoccupa la situazione del Marecchia. Lo sport, calcio, Lega Pro e Rimini non paga gli stipendi di novembre e dicembre, ai calciatori pronta la penalizzazione di 2 punti in classifica, riaperta la trattativa con l'UCAP per rilevare la società. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. Ben ritrovati con la nostra informazione. Questi dunque i titoli. In apertura stasera ci occupiamo di agromafie. Rimini, infatti, la prima provincia in regione per presenza della criminalità. In Emilia-Romagna, secondo quanto conferma Coldiretti, il grado di penetrazione malavitoso è più evidente nelle zone romagnole. Il servizio d'apertura è firmato da Gianluigi Lucarelli. Un basso indice di associazionismo criminale rilevato nelle province dell'Emilia-Romagna è quanto emerge dall'indice di organizzazione criminale elaborato dalla Aurispes nell'ambito del quarto rapporto Agromafie Coldiretti e l'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare. Il rapporto si basa su 29 indicatori specifici e rappresenta la diffusione e l'intensità in una data provincia del fenomeno dell'associazione criminale in considerazione delle caratteristiche intrinseche alla provincia stessa e di conseguenza sia di eventi criminali denunciati sia di fattori economici e sociali. In Emilia-Romagna, rileva Coldiretti regionali, il grado di penetrazione malavitosa è più evidente nelle zone romagnole, anche se risulta contenuto rispetto al resto della penisola. Nella classifica ricavata da Aurispes, in testa alla classifica ricavata da Aurispes in regione per la presenza di criminalità, c'è la provincia di Rimini, con un indice di organizzazione criminale del 21,7%. Con un indice di organizzazione criminale del 21,7%, ma al 61° posto in Italia. Insieme a Rimini, a livello medio-basso, tra il 56° e l'81° posto si collocano al 75° posto Bologna, con un indice del 15,2%, al 77° Ravenna e al 79° Forlì-Cesena. Si collocano invece nella parte bassa della classifica, all'87° posto Reggio Emilia, con un indice del 10,4%, al 91° Modena, con un indice dell'8,7%, al 93° Piacenza, al 94° Parma e infine al 95° Ferrara. Le province emiliano-romagnole, commenta Coldiretti, Emilia-Romagna, si collocano tutte al di sotto della media nazionale, però emerge una penetrazione della malavita che mette a rischio la concorrenza e il libero mercato legale, soffocando l'imprenditoria onesta e compromettendo la qualità e la sicurezza dei prodotti. Secondo i dati dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, nella nostra regione, continua Coldiretti, sono stati sequestrati 230 beni immobili, le aziende sequestrate invece sono state 44. L'agricoltura e l'agroalimentare dell'Emilia-Romagna sono sotto tiro della malavita, soprattutto per furti e frodi. I furti in aziende agricole, rileva Coldiretti, hanno avuto una forte escalation proprio dall'estate 2015. Si tratta dunque di lavorare, secondo Coldiretti, Aurispes e l'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, per il superamento della situazione di solitudine, invertendo così la tendenza allo smantellamento dei presidi e delle forze di sicurezza presenti sul territorio, ma anche incentivando il ruolo delle associazioni. I carabinieri intervenuti per quello che all'inizio appariva come un furto in abitazione lo hanno trovato con i pantaloni abbassati, presumibilmente in procinto di tentare di violentare la badante polacca presente in casa. Per questo la scorsa notte a Bagnacavallo, nel Ravennate, un 34enne marocchino è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. L'uomo,
che si trova ora in carcere a Ravenna, deve rispondere anche di violazione di omicidio e di furto aggravato. L'allarme è scattato verso le 22 di ieri, quando la donna ha chiamato il 112 per lamentare in maniera concitata la situazione, che la sottrazione meglio di un tablet proprio da parte del marocchino operatore, realizzato che la situazione avrebbe potuto degenerare. Allora ha subito inviato una pattuglia. Il marocchino, dopo un'iniziale fuga, è tornato sui propri passi, presumibilmente per abusare della donna, ma proprio in quel momento sono arrivati i carabinieri e lo hanno bloccato. Cronaca ancora, perché calendari e gadget contraffatti, maxi sequestro della Guardia di Finanza di Torino, il blitz scattato in tutta Italia, nei guai anche un'azienda del Riminese, accertata un'evasione dell'IVA per oltre 240.000 euro. Sentiamo. La Guardia di Finanza di Torino ha posto fine ad un vasto giro di calendari falsi con le foto di gruppi musicali, cantanti e calciatori. Nei guai c'è anche un'azienda riminese. I prodotti erano venduti dalle grandi catene commerciali. L'operazione delle Fiamme Gialle rientra nel settore del contrasto alla contraffazione dei marchi e alle violazioni in materia di diritto d'autore. Sono stati sequestrati in tre aziende, a Torino, Bologna e Rimini, 62.000 calendari e le lastre per fabbricarne altri 200.000. La Guardia di Finanza, al termine di una complessa indagine, ha individuato un'intera filiera produttiva e distributiva, operativa sia in Italia che all'estero, di calendari ed altri oggetti di merchandising in violazione dei diritti di privativa industriale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino e scaturite a seguito di un maxi sequestro di calendari contraffatti effettuati in occasione della tappa italiana del tour degli U2, hanno permesso ai finanzieri di individuare diverse aziende con sedi nelle province di Torino, Varese, Bologna e Rimini, nei cui stabilimenti sono stati rinvenuti migliaia di calendari ed altri articoli riproducenti marchi di artisti e sportivi di fama internazionale, tra i quali U2, One Direction, Five Seconds of Summer, Frozen, Violetta e i calciatori Messi e Cristiano Ronaldo. Le perquisizioni hanno consentito di sequestrare 320 cliché relativi a marchi registrati, 390.000 lastre stereotipiche e oltre 62.000 calendari, molti dei quali pronti per essere commercializzati, nonché 124 macchinari utilizzati per la produzione del materiale illecito. 16 responsabili denunciati per i reati di contraffazione e frode in commercio. Le investigazioni hanno inoltre consentito di accertare una frode fiscale all'IVA per oltre 240.000 euro. Secondo gli accertamenti svolti dai finanzieri del capoluogo piemontese, infatti, una delle principali società coinvolte nelle indagini aveva proceduto a registrare i calendari come riviste periodiche bimestrali soggette all'IVA agevolata, 4% invece del 22% prevista per i prodotti editoriali. Dopo la raffica di controlli estivi che hanno visto i carabinieri di Rimini, personale dell'AUSL, ispezionare 40 abitazioni in tutta la città, anche durante l'inverno i militari dell'arma hanno proseguito la lotta al sovraffollamento degli appartamenti. Le problematiche emerse in estate, come le gravi criticità sotto il profilo igienico-sanitario per le quali il Comune aveva emesso le ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, non sono però state ottemperate dai padroni di casa. I nuovi controlli che hanno visto i carabinieri compiere 3 accertamenti negli immobili di Borgo Marina hanno fatto emergere situazioni mutate rispetto allo scorso luglio, identificando in tutto 28 cittadini bengalesi stipati tra le stanze. Alla fine dell'ispezione, oltre a chiedere al Comune un'ordinanza di sgombero, i militari dell'arma hanno denunciato a piede libero i 2 titolari delle abitazioni. Ancora furti a Forlì all'indomani dell'escalation di razzie commesse nella notte tra lunedì e martedì nel mirino dei soliti ignoti. È finita la ditta Extracolor di via Aldrovandi, sono stati i proprietari a fare i conti con la sgradita vista dall'apertura dell'attività e dunque chiedere l'intervento al 113, secondo quanto accertato dagli agenti della volante della questura di Forlì. Malviventi hanno forzato una porta sul retro per entrare all'interno dell'azienda, quindi hanno portato via una cassaforte all'interno della quale vi era qualche migliaio di euro. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di giovani e anche di salute. Quando la bronchite si può prevenire giocando, un'iniziativa questa del Comune di Rimini in collaborazione con Rimini Terme è stata presentata stamane a Palazzo Garampi. Ci racconta tutto nel servizio il collega Gianluigi Lucarelli.
Un tempo si diceva una mela al giorno toglie il medico di torno, ma oggi anche un giorno intero passato in un centro benessere può portare giovamenti, soprattutto se si associa un'alimentazione equilibrata e ricca di frutta e verdura. Questo vale per tutti, ancora di più per i più piccoli, protagonisti del progetto Crescere Sani con Bimbi alle Terme, dedicato ai bambini delle scuole elementari del comune di Rimini, il cui obiettivo è quello di coinvolgerli in un percorso di vita sano ad un'alimentazione corretta abbinata ad un'attività fisica e costante. Il progetto, che prenderà il via il 2 marzo, prevede la partecipazione di 350 alunni delle scuole elementari del comprensorio. Questo progetto rientra all'interno di una nostra strategia di radicamento sul territorio. Noi abbiamo avuto negli ultimi 3 anni un aumento di, diciamo così, utenza locale, e significa Rimini e provincia, di più del 20%. Quello dei Bimbi alle Terme rientra all'interno di una strategia anche e di un impegno nostro, che è quello del così educare al benessere, prevenire. Abbiamo trovato la collaborazione del Comune, la collaborazione di Start, la collaborazione del CAR con il privato, che siamo noi. Abbiamo creato, diciamo, questo progetto in cui cerchiamo di dimostrare che mangiare frutta e verdura fa bene, muoversi e venire alle terme, ma muoversi con i mezzi pubblici è possibile, e che venire alle terme, curarsi e prevenire può essere anche un gioco e non solamente una visita del dottore. Il compito è stato quello di porre in relazione Rimini Terme con i dirigenti scolastici, quindi gli insegnanti delle scuole elementari / medie, possiamo dire, anche se poi di fatto l'abbiamo focalizzato sui bambini delle scuole elementari. È partito con una serie di eventi piloti a marzo-aprile del 2015, eventi piloti che hanno avuto molto successo nelle scuole elementari, quindi tra i bambini e tra le maestre, e forte di quel successo si è pensato quest'anno invece di costituire un progetto più composito. Sì, sono concluse le indagini della Procura di Ravenna relative al drammatico incidente in A14 bis, costato la vita al pallavolista lughese Gianluca Ciuffoli. Nel registro degli indagati è finito il nome del conducente del camion che travolse l'auto sulla quale viaggiava la vittima. Si tratta di un quarantenne romeno che dovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo legato alla velocità eccessiva. Recentemente la prefettura aveva notificato un provvedimento di sospensione della patente per un anno. Al momento dello schianto la visibilità era ridotta a 50 metri a causa della fitta nebbia. Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia stradale, l'autotrasportatore viaggiava a circa 89 km orari anziché ai 50 come previsto in caso di scarsa visibilità, quindi aveva ridotto la velocità a 75 anni dopo essersi accorto della presenza di alcuni mezzi coinvolti in un altro tamponamento, scartando verso sinistra e finendo contro la Yaris di Ciuffoli. E adesso parliamo di fiumi, fiume Torrente in piena. La protezione civile dell'Emilia Romagna sorveglia i corsi che si sono ingrossati con le piogge della scorsa notte nel riminese, preoccupa la situazione del Marecchia. Fiumi e torrenti dell'Emilia Romagna sorvegliati speciali da parte della Protezione Civile in stretta collaborazione con il servizio tecnico di bacino e ARPA per le piogge intense cadute nelle ultime ore che hanno ingrossato molti corsi d'acqua. Nella notte sono stati emessi un po' ovunque in regione numerosi avvisi di preallarme per criticità idraulica e il rischio pare abbastanza alto, dal bolognese fin giù al forlivese e al riminese, riguardando anche le aree rivierasche. In Romagna sono sotto stretta osservazione da parte della Protezione Civile nel forlivese Bevano, Bidente, Borello, Pisciatello, Rubicone, Savio e Voltre. In provincia di Rimini il fiume Marecchia a preoccupare in maniera particolare e continua ad essere tenuto sotto stretta osservazione. Nella notte sono stati emessi diversi avvisi di preallarme per criticità idraulica. Nell'area emiliana c'è grande preoccupazione per il superamento della soglia 2, corsi d'acqua cioè in piena, e che danno luogo a limitati episodi di erosione in varie sezioni, e si stanno controllando i bacini dei fiumi Lavino, Reno, Sillaro, Samoggio e Tresinaro tra Bologna, Modena e Reggio Emilia. L'allerta riguarda quindi moltissimi comuni in un'area piuttosto estesa che segue la dorsale appenninica raggiungendo la riviera. In mattinata la stessa fase di preallarme è stata estesa anche ai bacini dei fiumi Idice, Santerno e Senio, che interessano i territori provinciali di Bologna, Ferrara e Ravenna.
determinanti. Sarà vedere cosa accadrà nelle prossime ore. E adesso per gli aggiornamenti mi collego con la redazione. C'è Gianluigi Lucarelli. Buonasera Gianluigi. Sì, grazie Marcello. Le altre notizie dalla redazione. In primo piano la cronaca. Siamo a Forlì agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate e per minacce gravi. Protagonista è un 37enne residente a Portico di Romagna, sull'Appennino forlivese, l'uomo al quale per i suoi atteggiamenti violenti nei confronti della moglie era stato imposto il divieto di avvicinarsi alla dimora della donna. Venerdì scorso si era presentato ubriaco all'incontro con i figli minorenni che vivono con la madre in una struttura protetta di Rocca San Casciano. Quando il responsabile della struttura ha ritenuto opportuno far slittare l'appuntamento, il 37enne è andato su tutte le furie, scagliandosi contro una donna estranea ai fatti che stava cercando di riportarlo alla calma, colpendola ripetutamente, provocandole una prognosi di 40 giorni per trauma toracico, frattura di una costola e contusioni multiple. Nella stessa serata di venerdì l'uomo si è poi presentato all'abitazione della ex coniuge sferrando pugni e calci alla porta d'ingresso e minacciando di morte la donna. Soltanto l'intervento dei militari ha riportato la calma. Gli stessi carabinieri, vista la pericolosità manifestata dall'uomo, hanno chiesto e ottenuto dal magistrato il provvedimento restrittivo. Cambiamo argomento. Parliamo di concessioni demaniali perché il ministro ha incontrato gli operatori balneari italiani. Una giornata di dialogo, quella venuta oggi a Roma per gli operatori balneari italiani che hanno incontrato in mattinata il neo ministro degli affari regionali Enrico Costa e nel pomeriggio si sono confrontati con gli assessori regionali competenti. Al tema, il tema centrale è la situazione di costante incertezza per quanto riguarda la regolamentazione sulle concessioni demaniali marittime che coinvolge 30.000 aziende del settore turistico. Grazie al ministro Costa, ha commentato Giorgio Mussoni, presidente di Oasi Confartigianato Rimini, perché dopo due settimane dal suo insediamento dice ha accettato la richiesta di un incontro con le associazioni di categorie. Il ministro conosce bene la materia del demanio marittimo e confidiamo che da ora in poi riprenda impulso la riforma che si era avviata e poi arenata. Bene, non c'è altro, io mi fermo qui e ti restituisco la linea a te. Grazie al collega della redazione Gianluigi Lucarelli per gli aggiornamenti. Adesso con la nostra informazione ci occupiamo di altro. Parliamo di banche. Il nuovo presidente della Fondazione Karim dovrà essere di forte imprenditorialità, è quanto emerso dalla giunta di Unindustria Rimini, tenuta ieri, cui hanno preso parte il presidente di Banca Karim, Sido Bonfatti, il direttore Giampaolo Scardone, che in vista dell'avvio di un programma di ricapitalizzazione dell'istituto hanno presentato le principali direttrici, gli obiettivi del piano industriale della banca per il biennio 2016-2017, l'aumento di capitale destinato a migliorare le condizioni di resistenza della banca, si legge in una nota di Unindustria Rimini, si incrocia con un appuntamento molto importante, il rinnovo delle cariche dirigenziali della Fondazione Karim, il socio di maggioranza di Banca Karim. E adesso con la nostra informazione ci occupiamo anche di multe, ma multe in campo sanitario. Andiamo a Bologna, infatti, perché chi salta le visite programmate potrà incorrere in multe, anche in multe salate. Ci racconta tutto dal capoluogo emiliano il collega Alessio Bertini. Un emendamento conferma l'intenzione della giunta regionale di far pagare multe salate per chi salta le visite sanitarie già prenotate e l'inserimento nel progetto di legge per le nuove farmacie fa infuriare l'opposizione. Tanto che il relatore della legge, Giuseppe Paruollo, di Marca PD, annuncia che verrà valutata l'ipotesi di modificare il titolo della legge che ora parla solo di farmacie. Accade tutto in Commissione Salute e Politiche Sociali in Viale Aldo Moro, che ha licenziato un nuovo testo atteso ora all'esame dell'Aula. Le norme introducono competenze comunali sulle farmacie dopo la riforma delle province, su nuove sedi, orari, turni di apertura, consegne a domicilio. Ma a far discutere è l'inserimento dentro la legge della possibilità di multare chi salta la visita prenotata. La sanzione per le visite saltate pari al ticket previsto con la prenotazione ed è un emendamento dell'assessore alla sanità Sergio Venturi. L'assistito che ha prenotato una prestazione specialistica ambulatoriale non possa o non intenda presentarsi nel giorno e nell'ora fissati, ha spiegato l'assessore, è tenuta a disdire la prenotazione almeno due giorni lavorativi
lavorativi prima della data fissata. Se non lo fa, in sostanza, dovrà pagare come se la visita fosse stata effettuata. La cifra sarà uguale a quella riservata agli assistiti appartenenti alla fascia di reddito più bassa. Contrarie le opposizioni che hanno proposto di cambiare il titolo della legge per evitare fraintendimenti e per discutere meglio la misura. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cesena hanno sventato un tentativo di suicidio nella notte tra martedì e mercoledì sul ponte nuovo della via Emilia. Intorno alle 3.30 la pattuglia è giunta sul ponte, allertata dai familiari di un trentenne straniero che avevano denunciato la scomparsa del congiunto e segnalato i suoi intenti suicidi. I militari dell'arma sono arrivati quando già il soggetto aveva scavalcato il muretto del ponte e minacciava di gettarsi nel fiume Savio. In quella situazione è stato provvidenziale l'abilità dei carabinieri giunti sul posto, che hanno intavolato una trattativa durata una ventina di minuti con l'aspirante suicida, arrivando alla fine a convincerlo a tornare sui propri passi e dunque rientrare all'interno del ponte. Una volta rimesso in un posto sicuro, il trentenne è stato affidato alle cure del personale del 118, che è intervenuto sul posto per condurlo all'ospedale Bufalini. Lo sport e il calcio. La scadenza era fissata per il 16 febbraio, dunque per la giornata di ieri, quando il presidente del Rimini, Fabrizio De Meis, avrebbe dovuto pagare gli stipendi ai calciatori relativi ai mesi di novembre e dicembre 2015. Un accordo non onorato che farà scattare a questo punto la sanzione prevista, le sanzioni, perché saranno due, ovvero due punti di penalizzazione alla squadra, uno per il mancato versamento delle mensilità e uno per l'IRPEF non pagati, interrotte bruscamente anche le trattative con l'UCAP, la società italo-inglese intenzionata ad acquisire il 100% delle quote. Attualmente il Rimini Calcio avrebbe una mole debitoria che si aggirerebbe intorno ai 2,6 milioni di euro. Gli acquirenti tuttavia si sarebbero rifatti vivi per intavolare una nuova trattativa, dunque per cercare di acquisire la maggioranza del Rimini Calcio. Restiamo in tema di calcio, ma adesso parliamo di femminile. Il Rimini travolgente in questo caso, le ragazze di Lisi hanno battuto San Paolo con un netto 6-2, protagonista capitano Morelli che con una tripletta si è rivelata la mattatrice del match. Romagnoli avanti al 12esimo con Cerioni, che sotto misura batte l'estremo locale, poi Morelli a prendere per mano la squadra dopo aver subito un fallo dal limite dell'area di rigore, pennella da calcio piazzato, la punizione del raddoppio. Il tris arriva sul finire della prima frazione con una punizione, con un gol di Esther Protti. La via di ripresa, una punizione di Morelli, viene deviata in rete da un difensore del San Paolo, la stessa calciatrice. Si ripete sempre da calcio piazzato al minuto 65, dunque realizzando la tripletta personale. Nel finale di gara Rimini trova la sesta rete con Fiumana. Dunque una giornata davvero particolare, soprattutto per il capitano, per Morelli, che sentiamo. È stata una partita difficile perché in alcuni frangenti siamo state un po' disattente, secondo me abbiamo rischiato troppo, però alla fine i tre punti ci servivano tanto e una vittoria dovevamo proprio portarla a casa, quindi a malincuore. Ci sono anche le vittorie sofferte, questa è stata una di quelle, però dai, siamo contente comunque per aver portato a casa i tre punti. A proposito di tre, la tripletta. E no, sono contenta perché alla fine l'ultimo gol sono riuscita anche a esultare un pochino e preferivo fare gol anche un po' su azione, perché ho tirato parecchie volte ma senza prendere mai la porta. Sono venuti tre su punizione, va bene comunque, dai, sono contenta per me e per tutte, speriamo in bene. In chiusura parliamo di appuntamenti. Come ogni mercoledì torna stasera una nuova puntata di Dica 33, format della rete dedicato alla salute e alla medicina, appuntamento per le 20.30. Stasera parliamo di alimentazione con la presenza in studio del dottor Fernando Santucci, direttore sanitario del Poliambulatorio Valturio di Rimini, e la dottoressa Lucia Vallesi, biologa nutrizionista. Dica 33 torna domani sera in replica, come ogni giovedì a partire dalle 22. Io mi fermo qua, non c'è altro. Con la nostra informazione, pochi secondi per ricordarvi che tutti quanti i servizi trasmessi anche all'interno di questa edizione storia del giornale sono online sul portale ufficiale della rete, telerimini.it. Potete seguirci in diretta streaming 24 ore su 24. Tutte le produzioni della rete, tutte quante, edizione storia del giornale all'indirizzo telerimini.it. Grazie per averci seguito. L'appuntamento alla prossima edizione del telegiornale. Naturalmente, un buon proseguimento in compagnia delle nostre trasmissioni. Arrivederci.